il Foggia, nelle vene c'è il Foggia, nel mio cuore c'è il Foggia, che non lascerò mai. E salve a tutti ragazzi da Pier Dark Knight 91 e benvenuti nella puntata numero 77 su FIFA 18 nella modalità carriera, allenatore con il nostro Foggia. Oggi tre incontri davvero molto difficili, ci sarà anche un incontro di Champions, il match di ritorno contro il Leverkusen, ma prima di sondare il terreno sui prossimi tre incontri volevo informarvi che in community ho lasciato aperto un sondaggio. Il sondaggio è questo, quindi ragazzi, chi vuole votare può votare sempre. Sondaggio serie FIFA 18 carriera allenatore. Al termine della terza stagione, invece quarta stagione, scusate l'errore, cosa deve fare il mister? Continuare con il Foggia, acquistando finalmente top player. Andare in una squadra medio-piccola, anche straniera. Andare in una squadra medio-grande, anche straniera. Andare in un top club, anche straniera. Quindi anche una squadra, un club straniero. Quindi ragazzi, incredibilmente, una cosa che non mi aspettavo, e questo vuol dire che c'è molta maturità nel mio canale, avete votato continuare con il Foggia acquistando finalmente top player. Incredibile. Quindi cosa faremo quest'oggi? Visto che sicuramente l'anno prossimo non avremo i fondi per andare ad acquistare tantissimi giocatori top player, dobbiamo incominciare a muoverci adesso. Vi dico anche che il sondaggio rimane aperto, quindi se cambiate idea potete cambiare votazione. Al termine della stagione, se rimarrà continuare con il Foggia acquistando top player, rimarremo al Foggia. Se cambierete idea, cambieremo club tranquillamente. Quindi cosa faremo? Visto che non avremo tantissimi fondi per acquistare tantissimi top player, dobbiamo muoverci in fretta e cercare giocatori a parametro zero. Nelle scorse puntate avete visto che c'era un centrocampista top in scadenza. Andiamola a vedere insieme. Vi ricordo che abbiamo già acquistato Orsolini e Barella, quindi adesso ci serve un altro giocatore. Cosa andremo ad acquistare? Un portiere? Un difensore? Un altro centrocampista? O un attaccante? Andremo ad acquistare il primo top player, Pogba, Paul Pogba, francese, 27 anni. Attenzione, perché è il centrocampista che può aiutare davvero in difesa. Sa fare sia il centrocampista centrale che il centrocampista difensivo. Incredibilmente, il Manchester United non sta rinnovando il contratto di questo giocatore. Questo è il problema principale di FIFA quest'anno. Incredibilmente, i top player non rinnovano i contratti con i top club. Quindi noi andiamo a delegare l'acquisto e finalmente andiamo ad offrire lo stipendio al giocatore. Allora modifichiamo un po' lo stipendio. Stipendio a partire da 320. Direi che può andare bene. Non salire oltre i 420. Questi sono i soldi che abbiamo ricevuto per la cessione di Thuram. Quindi l'anno prossimo non avremo determinati fondi perché li spenderemo adesso per ingaggiare Pogba, sempre che accetti il contratto del Foggia. Andiamo di passo in passo, vediamo prima se arriva Pogba. Appena arriva Pogba cercheremo altri giocatori in scadenza e andremo avanti così. Quest'oggi affronteremo il Milan e faremo turnover. Poi il match di ritorno contro il Leverkusen, all'andata abbiamo vinto 3-2. Incredibilmente, e poi ci sarà il match di campionato contro la Roma. Quindi primo match di oggi contro il Milan e faremo turnover. Volevo dire anche la mia sulla vostra votazione, che attualmente vince con il 58% dei voti, che sono a favore della maggioranza. Perché? Perché abbiamo fatto 4 stagioni con il Foggia, abbiamo vinto una Coppa Italia e un campionato italiano. Siamo attualmente ancora in Champions League, siamo una squadra di tutto rispetto e adesso siamo in seconda posizione in campionato con soli 3 punti dalla Juventus, quindi possiamo confermarci ancora una volta campioni d'Italia. E quindi io direi che è il momento di acquistare top player, e se ci sono giocatori in scadenza così forti non possiamo lasciarli andare, anche perché adesso è il momento di fare quello step, quel gradino in più per diventare potentissimi. Adesso, match contro il Milan, andiamo a fare la formazione. Ok ragazzi, non mi interessa questo match, possiamo recuperare i punti persi in futuro.
e quindi scenderemo in campo così con Pinzoglio, Gallo, Elander, Ariaudo, Mancini, Deli, Valoti, Vacca, Turam che sa fare anche l'esterno sinistro, non l'ala sinistra, ma lo sfruttiamo per far riposare l'Eco. In attacco Book va perché ho deciso che partirà titolare Nun nel match di Champions League, e Fontana. Secondo me è molto più importante andare a vincere contro il Leverkusen o comunque pareggiare e superare il turno che vincere questo match. I sostituti sono Donnarumma, Ogbonna, Mattiello, Vitale, Leko, Chirico e Costa. Sarà quasi impossibile andare a vincere questa partita con tutti quei giocatori che abbiamo. E c'è anche Turam, non avremo supporto sulle fasce. Ragazzi, non riesco a spiegarmi perché quel giocatore mi ha davvero profondamente deluso. E la maggior parte delle volte che protegge il pallone lo perde. La maggior parte dei tiri sono sempre alti, sbaglia tantissimo. Il suo scatto, la sua velocità non sembra quella delle statistiche, quindi è momento di cambiare. Questa è una buonissima opportunità per Fontana per mettersi in mostra, continuare a far bene. È un giocatore che ha fatto vedere che ha talento. Questa è la formazione del Milan 4-3-3 e c'è Silva come unica punta. Ok, il Milan dà il via a questo match. Vediamo se il Foggia riuscirà a portare a casa almeno un punticino. Partita davvero molto brutta da seguire, poche occasioni, anzi nessuna. Palla sempre al centrocampo. Adesso cerchiamo, attenzione, Bukva! Che occasione, che occasione, si è divorato, anche se l'azione l'ha creata lui. Uno scambio con Delia, tu per tu con Donnarumma. Il giocatore svedese si è fatto ipnotizzare. Oh bene, guarda Bukva, bellissimo. Bukva tira la parata di Donnarumma. Attualmente Bukva si sta muovendo bene, ma deve davvero fare un grandissimo mea culpa sulla prima occasione, divorata a tu per tu con Donnarumma. Con Bukva, passaggio buono, subito il passaggio, attenzione, Valoti, Valoti! Foggia in vantaggio contro il Milan, incredibile, il turnover non si sente, è un Milan davvero con tanti problemi, tantissimi problemi. Donnarumma non ha potuto far nulla, peccato perché è un grande portiere in una squadra che è ancora da costruire. Finisce il primo tempo, ragazzi, una partita equilibrata con tre occasioni, tre grandi occasioni per il Foggia. Vinciamo solo 1-0. Piede, metti il piede, metti il piede, attenzione al Milan, e un altro Milan in questo secondo tempo. Pallone alto, l'ha toccata Pinzoglio. Scambia bene Turam, va Turam, ancora Turam, Turam palla al piede, la va a toccare a Bukva, Bukva spazio, attenzione, Bukva! Mamma mia che gol! Come l'ha appoggiato questo pallone, come l'ha appoggiato, bravo Turam finalmente! Va a puntare due difensori, scarica Bukva e Bukva questa volta fa i gol più difficili, più difficile delle tre occasioni che è riuscito a crearsi, è riuscito a costruire. Vabbè, quello poteva essere fallo, eh. Comunque si continua. Ci prova il Milan, ancora Pinzoglio. Mamma mia che portiere. Sostituzione per il Foggia, facciamo riposare Hadin Bukva, entra Riccardo Costa. Dai ragazzi, dai Gallo, chiudi. Cerchiamo di mantenere questo 2-0. Non è vero. Non è vero, 2-1. Accorcia le distanze il Milan, segna André Silva. Gallo palla al piede, Gallo si gira, Gallo bravissimo, Gallo sta crescendo. Eccolo qui Gallo, come sempre alza la cresta, la va a toccare a Costa. Costa scambia molto bene, richiede il pallone, Costa fuori, bravissimo. Bello qui Costa, Costa palla al piede, Costa se lo sposta molto bene questo pallone. Il tocco bellissimo, scambiamo di prima, ancora Costa. Espulsione, espulsione, Locatelli espulso, sicuro, al 100%, espulso Locatelli. Bravissimo Costa a proteggere il pallone, Locatelli completamente in ritardo. Che fallo, che killer qui, mamma mia. Gallo, bello il passaggio a Deli, Deli per Costa nell'area di rigore. Ha segnato Costa con il numero 32, 3-1 per il Foggia. E meritava il gol, signori, meritava il gol. Stava giocando benissimo, ha sostituito egregiamente Bukva.
rivediamo l'azione, bravissimo Deli a servire Costa, a girarsi molto bene e a tirare di sinistro e battere Donnarumma sul suo palo. Passaggio è buono, l'andiamo a toccare a Thuram. Thuram se ne va, fa una finta, salta l'avversario, bravo Thuram, ancora Thuram, bravissimo, bravissimo, si sta svegliando, anche se non farà più parte del Foggia, adesso gioca molto bene Thuram. Attenzione al Milan che con un giocatore in meno adesso prova a fare il 3-2, quasi ci riusciva, c'è Pinzoglio. Pallone in mezzo, ancora una volta ci facciamo anticipare di testa e può partire Costa, attenzione a Costa. Ancora Costa, contropiede, non c'è nessuno in difesa, l'espulsione non ha fatto bene, Costa può fare la doppietta! 4-1 Foggia, il Milan si è fatto tutto da solo, si è rovinato il match tutto da solo. Incredibile, quell'espulsione non ci voleva, nel primo tempo ha giocato benissimo il Milan, non ci faceva costruire nei primi 20-30 minuti, poi incredibilmente... O almeno ci siamo divorati due grandi occasioni con Bukva, però era ancora sullo 0-0 il match. Ancora Milan che ci prova, Pereira nell'area di rigore, la mette sul secondo palo, colpo di testa. C'è il nostro Pinzoglio, 86esimo, ancora liberissimo, incredibile. Vuole fare davvero una brutta figura con un Foggia che potrebbe raggiungere più di 100 gol al termine di questa stagione. Ecco il tocco, liberissimo, c'è Fontana. E il Milan adesso con un giocatore in meno lascia troppi spazi in difesa e noi andiamo a nozze. E noi ne approfittiamo per continuare a segnare gol e rimanere la migliore squadra in fase offensiva e raggiungere quei 100 gol al termine di questa quarta stagione. Ok, pochi secondi al termine di questo match, vediamo se il Foggia può costruire l'ultima occasione. No, 5-1 signori, facendo turnover il Milan si è complicato la vita da solo, incredibile. Con una partita in più la Juve deve ancora giocare la 28esima giornata di campionato, siamo in prima posizione insieme alla squadra bianconera, signori, 28 partite, abbiamo segnato 68 gol. Molti match con un bel 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, ragazzi, incredibile. È una cosa assurda. Il campionato italiano ha 4-5 squadre forti e poi il resto non si può davvero vedere. Arriva la risposta di Paul Pogba, accetta il contratto per 2 anni, stipendio 400.000. Signori, Paul Pogba arriverà l'anno prossimo insieme a Barella e, attenzione, insieme ad Orsolini. Quindi, signori, andiamo ad accettare, ruolo di squadra cruciale, assolutamente. Accettiamo l'offerta e Pogba l'anno prossimo farà parte del Foggia per cercare di vincere il triplete. Dopo questo mega acquisto a parametro zero, un giocatore che vale più di 100 milioni, adesso ci andiamo a fare questo secondo match in Champions League. All'andata abbiamo vinto 3-2, abbiamo fatto 3 gol in trasferta e quindi adesso il Bayer Leverkusen deve davvero fare un miracolo per eliminare il Foggia, ma noi non dobbiamo sottovalutare questa squadra. Andiamo a fare la formazione. Formazione fatta, gli 11 titolari sono riposati, hanno un'ottima condizione fisica, ma attenzione perché abbiamo tutto il resto dei giocatori stanchi. Scenderemo in campo così con Pinzoglio, Santon, Ogbonna, Bailey, Mattiello, Vitale, Marchisio, Baselli, Leko, Tom, Nun e Verde. Attenzione, i sostituti: Donnarumma, Figlio Meni, Martinelli, Agazzi, Romulo, Chirico e Bukva. Tutto il resto è stanchissimo. Tutto il resto dei giocatori sono stanchi. Quindi, attenzione. Nel frattempo le squadre sono scese in campo. Ragazzi, voglio anche dirvi di non perdervi la puntata che uscirà o domani o dopodomani di questa gloriosa serie, perché il calciomercato non è finito. Stiamo utilizzando i fondi che dovevamo utilizzare nel calciomercato estivo, ma se acquistiamo giocatori come Pogba,
meglio acquistare adesso a parametro zero che aspettare l'apertura del calciomercato, come già detto estivo. Quindi signori, andiamo a vedere la formazione del Leverkusen. Questa è la formazione del Bayer Leverkusen, un classico 4-4-2. Possiamo andare ad iniziare questo incontro, il match di ritorno. E va bene, il match di ritorno di questa Champions League è iniziata questa partita. Attenzione al Leverkusen che si affaccia ancora al Leverkusen. Attenzione, 1-0 per un totale di 3-3. Passiamo attualmente noi il turno, ma con il 2-0 passa il Leverkusen, con il 2-1 passa il Foggia. O meglio, 1-2 passa il Foggia. 1-2, un gol noi, 2 loro, passiamo noi. Per differenza, gol in trasferta, noi ne abbiamo fatti 3. Un po' di testa, Tom. Tom si gira, molto bene, attenzione, Tom! Che peccato ragazzi, che bella azione ha fatto Tom. Tocco all'Eco, di testa, benissimo il passaggio. Attenzione all'Eco, l'Eco cerca di infilarsi, benissimo, pallone in mezzo e niente da fare. Questa volta Tom non va, attenzione a Santon. Mamma mia, non è Santon ma Marchisio, il principino, l'ho detto, il principino. Hashtag acquisti mirati signori. Se vinciamo la Champions League con questa squadra, beh, non c'è neanche bisogno di fare la squadra dei top player. Occhio, si affaccia il Leverkusen. Ci mettiamo il piedino. La chiusura è ottima. E ripartiamo adesso con Santon. Santon se ne va, ancora Santon, palla al piede. Lasciato proprio completamente libero. Poi l'Eco si addormenta, palla al piede. Riparte il Leverkusen. Finisce il primo tempo, ragazzi. Adesso il Leverkusen, per poter passare il turno, deve fare 2 gol, quindi vincere o 3-1 o vincere 2-3, perché noi giochiamo in casa 2-3, quindi deve fare 3 gol in trasferta. Il gol del Foggia arriva da un giocatore molto esperto in questa competizione, quindi sa come muoversi, sa come andare e affrontare questa competizione. Corner. Leverkusen che sta facendo adesso un secondo tempo davvero molto buono. La difesa si comporta abbastanza bene, almeno sulle zone laterali del campo. Tom subisce, mamma mia, non perde il pallone. Attenzione, chiede la sfera verde, ce la fa verde. Verde. Serve dall'altra parte l'Eco. No, l'Eco. Vai, chiudilo. Ok. Palla che rimane lì, pallone alto. Attenzione al Bayer Leverkusen. Potrebbe riaprire l'incontro da un momento all'altro. Non stiamo più giocando bene. C'è sempre il nostro Pinzolio, evitiamo anche il corner con il nostro Mattiello. Occhio, attenzione perché cercherà di riaprire il match. Noi dobbiamo essere davvero molto bravi a ripartire in contropiede adesso, perché ci lasceranno davvero tanti spazi. Attenzione a che sì, grande giocata. Il passaggio sulla fascia, il tiro, la parata ancora di Pinzolio. E Santon adesso con molta calma. Mamma mia, Pinzolio ci sta salvando. Sta tenendo ancora chiuso l'incontro. Leverkusen pian piano avanza sempre di più per cercare di riaprire questa partita. E noi dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni. Dalla più forte a Nun. Nel frattempo è entrato Chirico al posto di Verde. È uscito Marchisio ed è entrato Romulo. La punizione è altissima. Non mi è piaciuta la prestazione di Leco quest'oggi. Tom troppo isolato. Comunque ci sta. Attenzione a questo mezzo fallo. Finisce. Passiamo il turno, signori. E adesso andremo a vedere i sorteggi. Il Foggia passa il turno di Champions League. Continua il sogno Champions League. Mamma mia. Abbiamo tenuto a bada la squadra avversaria in questo match di ritorno. I sorteggi di Champions League non sono stati ancora effettuati e quindi, signori,
Non sappiamo ancora la nostra prossima rivale in Champions League. Adesso è match contro la grande Roma, che non sta passando un ottimo periodo, non è neanche tra le prime sei squadre in Serie A. La Juventus ha perso qualche punto con una vittoria. Ritorniamo in prima posizione. Andiamo a fare la formazione. Allora signori, formazione fatta. C'è qualche giocatore stanco che farà i primi 60 minuti. Poi ci saranno sostituzioni. Pinzoglio, Gallo, Helander, Bailey, Mattiello, Valotti, Romulo, Baselli, Leko, Bukva e Verde. I sostituti sono Donnarumma, Ariaudo, Mancini, Vitale, Fontana. Nel caso di vittoria possiamo far entrare poi Thuram per far riposare Leko. Nel caso di vittoria può uscire Bukva ed entrare Tom Noon. Andiamo! L'anno prossimo sarà un altro Foggia, perché abbiamo già acquistato tre nuovi giocatori che ci raggiungeranno al termine di questa stagione. Abbiamo preso Pogba, abbiamo preso Orsolini, ma non andrà via Verde, ve lo dico subito, perché è in scadenza e lo acquisteremo assolutamente a parametro zero. E abbiamo preso un altro centrocampista italiano giovanissimo che darà futuro al Foggia. Quindi, nel frattempo, le squadre sono scese in campo. Andiamo a vedere la formazione della Roma. Questa è la formazione della Roma. In porta c'è un grandissimo portiere, secondo me uno dei migliori portieri in circolazione. Davvero un grande portiere, ha qualche lacuna ma è fortissimo. Gioca con un 4-3-3, andiamo. E va bene, il match è iniziato. Solo Foggia in questi primi 7 minuti di gioco. Vediamo se la Roma attaccherà in contropiede. Ecco subito il passaggio, Bukva! Di un soffio fuori. Va bene, Bukva. Salta l'avversario, Bukva! Hadin! 1-0 Foggia. Non ce n'è per nessuno, altro che creare un Foggia top club. Lo è già, i giocatori sono già spettacolari. Se continuiamo così non vinceremo solo la Coppa Italia. Va bene che giochiamo con squadre che attualmente sono a nostro livello. Vediamo un po' se affronteremo il Barcellona, il Real Madrid, la Juventus. Dobbiamo affrontare la Juventus in campionato e vedere adesso se il distacco si è colmato. Proteggiamo il pallone. La palla che... Oh! Dimmi che non è espulsione, non l'ho fatto apposta. Ammonito, bene. Mamma mia. Il tocco di nuovo a Gallo. Eccolo qui, Gallo per Leko. Leko cerca di andare. Leko cerca di servire Bukva. Ragazzi, l'avevo vista già in porta. Rinvio. Leko prova a saltare l'avversario. Se ne va al centro. Leko. Ancora lui. Leko prova ad andare. Bello il passaggio. Cerca lo scambio. Attenzione, Bukva. Bukva. Segnare 2-0. Tra Bukva e Nun fanno la collezione dei palloni, perché questo giocatore secondo me oggi fa la tripletta. Si è fatto trovare smarcato, la difesa non c'è, incredibile. Vabbè, Leko si è portato dietro il numero 3. Cosa ha fatto? È partito dalla sinistra. Jesus si è spostato, si è scalato e ha lasciato libero Bukva, che ha fatto il ruolo di Leko. Quindi tutto nasce da un ottimo movimento a tagliare di Leko. Come sempre regaliamo gol alla Roma. Come sempre dobbiamo prendere gol. Ragazzi, l'anno prossimo, già che ci sarà Pogba che aiuterà anche in difesa, cambierà completamente la storia. Stiamo facendo la partita. Primo a fondo della Roma. Ed ecco qui che arriva il gol. Guarda, guarda la voragine, la voragine. Bellissimo, bellissimo movimento dell'attaccante numero 40 della Roma, che si è portato dietro il difensore del Foggia e ha lasciato un varco scoperto. Cioè, in poche parole, lo stesso movimento che ha fatto Leko per far segnare Bukva. Attenzione. Ok, girati. Ah, ancora Foggia. Pallone in mezzo, colpo di testa, 3-1. Lasciato libero Verde e il Foggia può concludere qui questa partita nel primo tempo. Segnato Verde.
ovviamente. Ci prova il Foggia, sterza molto bene, ecco il passaggio. Attenzione, rubiamo il pallone, siamo nell'area di rigore. Il difensore spazza, il direttore di gara controlla il cronometro. Potrebbe fischiare, lo fa ragazzi, ottima prestazione da parte di Leko Bukva. E qualche centrocampista, giusto Romulo, mi è piaciuto. Poi del resto la difesa come sempre non mi è piaciuta. Però ragazzi, l'anno prossimo cercheremo di migliorare il tutto. Attenzione alla Roma, e l'under deve chiudere. Colpo di testa, proviamo a buttarla fuori. La Roma ancora, tutto di prima, mamma mia, anche un po' fortunata, ma non è riuscita a segnare. Abbiamo un grande portiere. Ok, tre sostituzioni per il Foggia. È uscito Bukva, è uscito Leko. Nel frattempo è entrato Nun e Turam, che farà l'ala sinistra. È uscito Valoti ed è entrato Vitale. Quindi facciamo riposare Bukva, che non ha fatto la tripletta. Comunque è stato bravissimo e ha fatto davvero tanti, tanti gol. Attenzione a Turam, Turam subito, subito, subito. Foggia! No! Potevo tirare con Turam. Pensavo che Nun potesse avanzare quel centimetro in più. Ah, il pallone sotto. Attenzione, la Roma nell'area di rigore, lasciato libero. Io davvero, la difesa! È incredibile ragazzi, la difesa, io odio la difesa del Foggia, è una cosa assurda. Cioè, ma fanno degli errori che non fai neanche nella scuola calcio più... Basta, cioè avete capito. Guardalo, bene, scambio è ottimo, dai, 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 dai. Rigore, rigore, rigore. Benissimo, benissimo. Ramsey fa un fallaccio, io ci provo. Calcio di rigore che batte Tom Nun. Rigore che batte Tom Nun. Ho indirizzato prima da una parte e poi dall'altra. Niente. Paselli la mette in mezzo. Colpo di testa, Tura, autorete. Ma che sfiga ha questo giocatore. Ragazzi, è proprio sfortunato. 4-2 per il Foggia. Ma attenzione, perché mi sa che il gol non è stato assegnato a Turam, perché Pellegrini fa la doppietta. No, non ha fatto la doppietta, ha fatto l'autorete. Non è gol di Turam. Vai così, benissimo. Ancora un passaggio, Tom. Ah! Ok, la palla rimane lì. Mamma mia, ragazzi. Finisce, ragazzi, finisce. 4-2 per noi. Altri 4 gol da assegnare nella classifica del miglior attacco. E quindi, ragazzi, abbiamo preso la Juventus. Ebbene sì, ecco qui, Juventus a 62, Foggia a 62. Abbiamo fatto 72 gol in 29 partite. E ragazzi, ci stiamo avvicinando al termine del campionato. Dobbiamo darci una mossa, perché la Juventus attualmente vince il campionato. Attualmente la Juve vince il campionato. Sorteggi effettuati. La Juventus esce contro il Lipsia, incredibilmente. Quindi Atletico Madrid Lipsia, Barcellona Sporting, Paris Saint-Germain Wolfsburg, Foggia Chelsea. Mamma mia ragazzi, c'è una sola squadra italiana, ci sono due squadre superiori al Foggia, anzi tre, anzi quattro. Barcellona, Atletico, Paris Saint-Germain e Chelsea. Contro i Chelsea comunque possiamo farcela, perché secondo me le squadre proprio difficili da battere saranno il Barcellona e il Paris Saint-Germain. A 9 partite dalla conclusione del campionato italiano, e vi ricordo che abbiamo ancora uno scontro diretto contro la Juventus, nella prossima puntata affronteremo l'Atalanta, il Bologna e il Chievo Verona. Quindi faremo questi 3 match di campionato, mentre nella prossima ci sarà il match di andata e il match di ritorno contro il Chelsea, e quindi scopriremo se il Foggia passerà il turno. E tra queste due partite ci sarà il Bari. Faremo turnover e chissà, il Bari riesce a portarsi a casa un punticino.
Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate. Un bacione a tutti da Pier Dark Knight 91.